Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Questo è il secondo episodio della nostra serie, la nostra nuova serie che stiamo facendo, il Super Liquidator. Praticamente nel primo episodio, come avete visto, abbiamo presentato tutti i componenti che andavano all'interno del PC, ma mancava il componente, il pezzo forte, ovvero comunque la scheda video che ve l'abbiamo tenuta un po' nascosta. Bene, come vedete dalla nostra minicam, dal nostro riquadrino, oggi ve la svegliamo. Finalmente, come penso la maggior parte di voi aveva già intuito, si parlava di una scheda non tanto comune, comunque una scheda di fascia molto alta, in questo caso la più alta che troviamo nella scala Nvidia è la Titan X, la Pascal. Finalmente ci è arrivata perché abbiamo avuto un po' no, di problemi, però comunque sono stati un po' più lunghi i tempi di attesa per poterla ricevere e adesso ve la possiamo mostrare, quindi sveliamo il componente finale. Nel video precedente vi abbiamo mostrato il dissipatore perché dissiperemo anche questa a liquido, quindi andremo a montare il backplate come abbiamo fatto vedere nel precedente video, che avevamo coperto la scritta per non farvi scoprire di che scheda video appunto si trattasse. Andremo a montare il water block sulla scheda video e naturalmente anche il backplate, quella della parte posteriore. Bene, beh, come sapete comunque la Titan X non ha bisogno di grandi presentazioni perché comunque è la scheda di top di gamma al momento dell'Nvidia e offre 12 giga di RAM, comunque sia è una scheda di fascia veramente, veramente alta. Adesso io non l'ho neanche scartata, mi sono dovuto trattenere per farvi comunque, per resistere, perché non ho neanche tagliato i sigilli che si trovano qui ai lati, nessuno dei due. In realtà non è la prima che apriamo, che trattiamo, però questa qui, in questo caso, per questa serie, ve la volevo far vedere, appunto, proprio l'unboxing da zero, come se insomma di scartarla insieme. Allora, adesso mi sistemo un attimino la cam nella maniera migliore, eccola qua. Vado ad aprirmi la scatola, così la vediamo intanto come, eccola qui. La scatola anche devo dire ha una finitura veramente bella, l'hanno fatta che si sfila e la scheda rimane così infilata. Oh, guardate che gioiello che troviamo all'interno di questa scatola che merita, cioè questa qui non va. È talmente bella che è un peccato poi metterla via, perché vedete com'è curata. Beh, giustamente è una scheda di fascia molto alta, quindi hanno curato ogni piccolo dettaglio. Bene, la sfiliamo dalla sua sede, eccola qua. Oh, e ce la andiamo a scartare. Bene, bene. Eccola qua. Allora, abbiamo tra le mani questo bellissimo gioiello. Come vedete, adesso lo faccio vedere da vicino in ogni sua finitura. Comunque, curata veramente bene. Il dissipatore è quello che si trova appunto nella Founders Edition. Questa è una scheda che viene fornita direttamente da Nvidia perché il loro gioiello non fanno le versioni custom dei vari marchi. Questa qui la vendono direttamente loro e solo loro. Si tengono un po' all'esclusiva, sono un po' gelosi del loro gioiellino, giustamente direi. Allora, cosa andremo a fare oggi? Praticamente andremo a montare il water block, quindi l'andremo a smontare, a separare subito dal dissipatore con cui esce dalla casa. Andremo a sostituire la parte inferiore o superiore quando sarà montata, quindi con un backplate fatto apposta che si andrà ad associare appunto al water block che andrà a sostituire la parte della ventola e del dissipatore. Naturalmente dal momento che la smontiamo faremo anche il cambio della pasta termica perché comunque come sappiamo quando una scheda grafica anche appena uscita dalla casa la pasta che c'è sopra è una buona pasta però non è mai a livello di un aftermarket, quindi di una Silver 5, insomma di un MX4. Le varie paste che insomma conosciamo sono di un certo livello. Quindi non ci resta che cominciare a smontarla e andare a sostituire appunto il dissipatore.
Allora, per prima cosa mi vado a svitare le quattro viti che tengono fermo appunto il dissipatore dal chip. Adesso prendo un cacciavite e me lo comincio. Eccolo qua. Allora, tolte le prime quattro viti, procediamo con lo svitare anche tutte le altre per andare appunto a separare il backplate dalla scheda. Quindi ce le togliamo tutte. Allora, la prima metà del backplate la possiamo togliere, così accediamo ai dadini che tengono ben saldo il dissipatore, quindi andremo poi a svitare anche questi. Intanto questa parte qui del backplate la andiamo a togliere e togliamo anche quest'altro lato, quindi questo svitiamo le ultime due viti. Bene, adesso possiamo togliere anche quest'altro lato. Eccolo qua, vediamo che ci sono ancora tutti questi dadini da togliere per poter staccare, diciamo, separare il dissipatore appunto dal chip. E adesso questi ce li andiamo a svitare utilizzando una pinza appunto per allentarla leggermente, poi la finiamo di svitare con le mani. Sono comunque delle viti, però invece che avere l'impalatura dall'alto hanno comunque l'invito come se fosse un dado. Come vediamo qui, la stiamo separando, quindi la andiamo ad aprire. Oh, eccoci qua. Bene, dobbiamo sganciare i connettori per la ventola e per il LED, che comunque questa scritta qui GTX che vedete sul dissipatore si illumina, quindi la alimentazione la prende da qui. Quindi andiamo a sganciare anche questo connettore. L'abbiamo sganciato, come vedete la pasta termica, come vi dicevo all'inizio, non è, cioè è bella secca già, esce già bella secca di suo, quindi comunque questa qui la andremo a sostituire. Questa è la nostra bellissima Titan X nuda e cruda, come ci si presenta senza nessun tipo di dissipatore. Vederla così non sembra che abbia questo valore così smisurato, eppure questa è una scheda, la scheda più potente che ci offre Nvidia. Come vedete la pasta termica anche qui è bella secca, se la vado a strofinare è asciutta, quindi comunque la dobbiamo andare a sostituire. Bene, qui sopra poi andremo adesso a scartare il water block e a vedere le istruzioni su come posizionarlo, perché comunque il water block poi va a incastrarsi, va a avvitarsi con il backplate che appunto dobbiamo prendere insieme. Allora, togliamo per un attimo la scheda di mezzo, ci mettiamo sotto il riflettore il nostro bel water block, lo andiamo a scartare e lo andiamo a vedere. Allora, come vediamo qui, ci danno tutto il kit, varie viti, bulloncini, rondelle, tappi per comunque chiudere poi le entrate. Questi sono il pad termico che va tagliato ed applicato nei punti che vi fa vedere poi il manuale, le varie istruzioni. Infatti se andiamo a vedere qui troviamo appunto che ci fa vedere dove va posizionato e da dietro le viti che vanno utilizzate con le varie rondelle, solo nei punti che ci indica, perché poi dovremmo utilizzare il backplate, quindi va avvitato dalla parte superiore. Ok, quindi lo troviamo qui. Questa è la versione all black, perché tanto comunque non si vedrà perché sarà messo in posizione orizzontale, quindi non si vedrà lo scorrere del liquido all'interno, e quindi comunque abbiamo optato per una all black, che è più, diciamo, garage, più industriale, come se vogliamo vedere, no? Ma molto funzionale. Infatti come troviamo da quest'altro lato, troviamo che comunque ha una bella superficie studiata e progettata apposta per questa scheda, non è utilizzabile su altre schede. Come vediamo anche dal nome che lo caratterizza, e troviamo il nome anche qui. Ok, allora adesso abbiamo questi sono i fori da dove entrerà e uscirà il liquido, quindi attapperemo se vogliamo farlo arrivare dalla parte diciamo inferiore della scheda o dalla parte, diciamo, frontale. Ok, quindi dovremmo attappare o i due buchi dietro e i due buchi avanti, o comunque uno se entrerà da qua e uscirà da qua. Apriamo questo e quest'altro. Ok, scartato il water block, lo scansiamo e ci tiriamo fuori anche il backplate, così ce lo andiamo a vedere e avremo tutti i componenti poi per andarla ad assemblare.
Allora, il backplate lo abbiamo qui, lo andiamo a scartare, anche questo naturalmente nero. Eccolo qua, con le sue istruzioni, perché ci sono delle istruzioni per il backplate e le istruzioni per il front plate, come vogliamo chiamarlo, o comunque waterblock. Anche qui troviamo l'incisione che è fatta apposta per la Titan X. Questo qui darà un tocco di eleganza e comunque efficienza, perché è un blocco in alluminio dove sotto qui andremo a mettere il pad termico che raffredderà le memorie, in questo caso questa striscia qui è progettata apposta, adesso lo vedremo dalle istruzioni che ci indicherà come andarlo a piazzare, e insieme lo andremo a mettere. Ci metteremo un bel po', perché comunque questi tipi di water block sono abbastanza complessi. Come troviamo che questa sono la bustina per il backplate, questa è la bustina per il water block nella parte frontale. Il pad termico ce lo danno sì diviso per quello che andrà sulle memorie, ma poi sulla parte, diciamo, dei chip che si vengono dissipati lo stesso, è un po' più lungo, questo lo dovremmo andare a tagliare. Allora, per prima cosa direi di toglierci la pasta termica da sopra il chip e applicarne, insomma, noi applicheremo l'Arctic Silver, applicare quella un po' più fresca. Bene, togliamo anche questo pad termico che si trova ancora presente sulla scheda, che non ha seguito, diciamo, il dissipatore. Quindi questo lo possiamo andare ad eliminare, perché lo metteremo quello nuovo. Eliminato completamente il pad vecchio, andiamo a pulire il chip con l'Arctic Clean Remover, che ci aiuta semplicemente per non strofinare troppo sul chip. Con un paio di gocce ci aiuterà a pulirlo completamente. Eccolo qua, con molta cautela lo andiamo a pulire. Ecco fatto. Adesso gli diamo un'altra passatina, lo facciamo tornare bello lucido. Vediamo, adesso è molto più pulito, direi, e ci andiamo ad applicare il secondo prodotto, così gli diamo l'ultima lucidata. Eccolo qua. Bene, ecco fatto, adesso che è bello pulito, come vediamo che riflette, è a specchio, ci possiamo applicare un po' di pasta termica. In questo caso non la spalmeremo, faremo in modo che il waterblock, visto che il chip in genere sulle schede grafiche non lo spalmiamo noi con il dito, perché si spalmerà da solo, ne mettiamo un pochettino, ecco qua. E siamo pronti per appoggiarci sopra il water block. Allora, questo qui lo andiamo ad... vediamo allora lo step, cosa ci spiega qui. Ci fa vedere quello che è da rimuovere sulla scheda iniziale, ci fa vedere come pulire, ok, il dissipatore, ci fa vedere come applicare la pasta termica, ci fa vedere come applicare i pad termici per le memorie. Allora, bene, i pad termici in questo caso, per fortuna, quelli che andranno su tutti i chip di memoria sono già divisi, sono già tagliati, quindi comunque questo ci agevolerà di un po'. In questo caso credo che daremo un'accelerata al video, se no vi annoierete a stare qui a vedere me che tolgo ad uno la pellicolina blu da ogni pad termico per poi applicarlo.
Allora, io preferisco magari metterlo a testa in giù e girarci la scheda sopra, così almeno vado in corrispondenza dei buchi subito, così almeno li vedo. In questo modo. Ecco qua. Così abbiamo la corrispondenza esatta. Lo vediamo dalle impannature che si vedono già attraverso. E possiamo andare ad avvitare nei punti che ci indicano le varie istruzioni, come vedete, ci dice rondella, utilizzare la rondella e il tipo di vite che gli serve. Abbiamo montato il nostro water block, abbiamo messo appunto in posizione con tutte le viti come ci facevano vedere, eccolo qui. Ci hanno fatto lasciare liberi questi tipi di buchi che sicuramente o non servono, sono superflui per appunto in questo caso per il water block, o comunque sia serviranno per il backplate. Adesso lo andremo a vedere, visto che andremo a montare anche quello. Bene, allora fatto questo, una volta avvitato questo, loro vabbè, ci dicono poi sulla prima istruzione ci dicono di mettere i tappi dove serve, ma questi li metteremo dopo. Possiamo passare alla parte del backplate. La cosa bella è che il backplate ci fa risvitare delle viti. Io non capisco perché questa scelta visto che il produttore è lo stesso, lui ci riporta, ci rimanda a svitare alcune viti per applicare il backplate. Perché naturalmente, con un ragionamento logico, loro dicono se monti solo quello, solo il water block senza il backplate. Non dovresti, cioè, nel senso le viti che devi mettere sono queste. Giustamente, però, se devi aggiungere il water block, dovrai toglierle per poi rimetterle. Va bene, però, con una scheda grafica del genere, penso che il backplate è d'obbligo, almeno quello passivo, come in questo caso. Non si può lasciare una scheda del genere senza, appunto, mettere un backplate. Adesso abbiamo il backplate qui sul tavolo pulito, prendiamo allora il pad che andremo sempre a tagliare perché andrà applicato in, togliamo un attimo questa qui, andrà applicato in questo punto, quindi comunque dobbiamo mettere una striscetta qui per lungo e poi lo andremo a tagliare. Allora, questo ci prendiamo la misura. Ce lo tagliamo in questo punto, togliamo sempre la pellicolina da sopra, ecco qua. E ce lo applichiamo, oh, così per bene. Poi prendiamo, dobbiamo mettere altri tre qui. Ecco fatto, applicato come ci dicono da istruzione, come vediamo qui, che ce lo dicono qui appunto qui sotto, da istruzione. Passiamo a togliere dalla scheda video appunto le viti che ci indicano per poi montarci i backplate. Certo, se ero un po' più furbo lo avrei notato prima, però non pensavo, però anche questo fa parte del mestiere. Allora lo vado a svitare, perché questa, ragazzi, è la prima Titan X che liquidiamo. Ne abbiamo montate diverse fino ad ora, però liquidata, insomma, ci vuole sempre un po' di coraggio a pensare di prendere una scheda che costa così tanto, costa quasi 1400 euro, e di smontarla, metterci le mani, smontarla, andarci a montare un raffreddamento a liquido custom. L'ho fatto speso sulla 1080, la 1080 è molto similare come tipo di, insomma, di sistema, di come è strutturato il PCB, però comunque farlo su una Titan. Se mi dicono le istruzioni di avvitare 6 viti, ne avvito 6, poi se ci sono delle sfidare li risvito, l'importante è che venga il lavoro come fatto a regola d'arte. Bene, abbiamo tolto queste viti, non era poi così complicato, insomma, rimuovere 6 viti che ci indicavano e possiamo procedere ad avvitare il backplate, affissare il backplate. In questo caso lo mettiamo così, con il pad termico che va aderire praticamente sui
chip di memoria. E come vedete, le viti che abbiamo tolto appunto servono per fare lo spazio a quelle del backplate. Allora, fatto questo, prendo la bustina che ci hanno dato con quest'altro blocco, queste le togliamo per non mischiare le cose, andiamo a aprire questa nuova bustina e prendiamo le viti che ci indicano. Mi danno veramente molte di queste viti, devo dire. Dobbiamo mettere questo tipo di vite senza la rondella, quindi possiamo andare tranquillamente così ad infilarla ed avvitare. Ecco qui. Come possiamo vedere, ha assunto una linea molto dark, molto metal. Questo blocco è veramente bello anche al tatto, in alluminio comunque, un po' marchiato. Questa qui è una chicca, e nella parte frontale rimane molto, comunque sempre dark, però molto molto efficiente, devo dire. Cioè, a vederla comunque questa fa sempre il suo effetto. Bene, qui andremo poi ad applicare un ingresso e un'uscita, gli altri li andremo a tappare. E niente ragazzi, eccoci qua, siamo pronti. Questo è il vecchio dissipatore che metteremo in palio per il vincitore del concorso. No, non è vero, sto scherzando. Vi chiederete adesso perché il buon Fabio non c'è, non è presente in questo video oggi. Io vi posso rispondere perché il buon Fabio, quando c'è da sporcarsi le mani, è il primo a tirarsi indietro. Quindi, ok, questa lancio la sfida al buon Fabio. Allora ragazzi, il nostro secondo episodio con la nostra bellissima Titan X finisce qui, perché giustamente adesso era un episodio dedicato per farvi vedere sia la scheda video per introdurla nel nostro video, e poi per farvi vedere appunto il montaggio. Togliamo intanto la camera che ci sta in mezzo e ci disturba la nostra bellissima inquadratura in primo piano. E niente, non ci resta che salutarci. E ci troviamo alla terza puntata della nostra nuova serie, il Super Liquidator. Quindi, ciao a tutti ragazzi, continuate a seguirci, mi raccomando. Vedete il primo episodio per chi non l'avesse visto. E niente, seguiteci. Ciao a tutti!